Monsignor Angelo Vincenzo Zani, qui per festeggiare un anniversario importantissimo. Il 19 marzo 1983 venne San Giovanni Paolo II, un ricordo vivo anche tra i termolesi. Qual è il messaggio più importante che ancora è arrivato sino ad oggi? Ma ho riletto l'omelia che fece San Giovanni Paolo II 40 anni fa e devo dire che mi ritrovo pienamente in alcuni concetti che hanno un'attualità eccezionale, soprattutto quando ha denunciato, leggendo la realtà in cui si viveva allora, la cultura del tempo come segnata dalla crisi della società senza padri. Ecco, mi pare che i due messaggi, diciamo, che possono essere recuperati da lì sono, prima di tutto, siamo alla vigilia di San Giuseppe, la festa di San Giuseppe, che ci richiama la paternità, come dire, data dal Dio Padre a un uomo perché fosse colui che attraverso, diciamo, l'amore paterno facesse sentire su questa terra di tenebre e di tensioni il luogo dove il Verbo potesse veramente farsi carne, incarnarsi, ecco, nella realtà. E dunque il concetto della società senza padri, oltre a farci pensare a San Giuseppe come esempio di una paternità che ha accompagnato il Verbo che è cresciuto e che ci ha portato la luce, e ha portato la luce in questo mondo, però ci aiuta a leggere la realtà di oggi in cui siamo. E quindi è estremamente attuale questo concetto, perché anche oggi noi viviamo nel contesto in cui c'è questa crisi axiologica che tocca i rapporti tra generazioni, in modo particolare tra giovani e adulti. I giovani crescono con un bisogno enorme di prospettiva, di speranza, di trovare una risposta. Gli adulti sono in crisi, non sanno che risposta dare, perché sono in crisi con la loro storia, col loro passato. Ecco la società senza padri. La crisi della paternità è una crisi culturale. E quindi in questo senso il messaggio di Papa Giovanni Paolo II è estremamente attuale. E l'attualizzazione la troviamo nella proposta fatta da Papa Francesco con il lancio del Patto Educativo Globale. In fondo vuole tracciare una via per aiutare i giovani attraverso i processi educativi a costruire relazioni nuove e, dice Papa Francesco, a creare un nuovo umanesimo. È una proposta straordinaria, enorme, che ci impegna tutti, non soltanto i padri e gli adulti, ma anche i giovani e tutte le istituzioni che oggi hanno una grande responsabilità nei confronti delle giovani generazioni. Credo che questo sia il messaggio da raccogliere e sviluppare nel contesto odierno. Creare un nuovo umanesimo è un po' la missione di questo nuovo secolo. Ma direi proprio di sì. Noi incominciamo, siamo ormai avanzati in un secolo, il secolo XXI, che è segnato da profonde crisi, come le stiamo vivendo, le stiamo sperimentando tutti i giorni, però io credo che veramente il cristiano deve avere un coraggio. Il Papa dice che dobbiamo investire sulle nuove generazioni, ma soprattutto dobbiamo avere il coraggio di preparare futuri leader che si sappiano porre al servizio del bene comune dell'umanità. Questo è il nuovo umanesimo.